Categoria 9 proposte, Giacomo Riggi da Livorno. Ciao. Buonasera. Canzoni, testo e musica tua? Sì, di mia composizione, esatto, sì. Ti ho preso un giro off record dicendo se sei te il maestro di poesia, in realtà sei il maestro di musica che parla del maestro di poesia. Esatto, assolutamente no, sì, maestro di poesia è, questo è un brano che ho dedicato, ho scritto per il mio nonno, perché è lui che appunto mi ha fatto cominciare la musica, con lui ho cominciato a cantare, a suonare, eccetera, insomma, e quindi ho sentito l'esigenza di dedicare un brano a lui, insomma. Guardo con stupore cosa fai, mi addormento mentre suoni, come il mare quando il vento non c'è più, ho voglia di cantare. Come me, sei un po' distratto anche tu, guardi un vecchio film e hai in testa lei, poi ti perdi nel tuo mondo, come un bimbo gioca con i videogame. Ma sono contento ovviamente di essere qua, suonare in questo teatro che è molto bello, insomma, suonare lì per far sentire la mia musica. Non so, io ovviamente, nonostante mi piaccia molto quello che scrivo, forse è un po' particolare rispetto a delle cose più frequentemente, diciamo, usuali, sentite. Insomma, mi ispiro molto a Concato, per dire che è un autore un po' strano al giorno d'oggi. Che, insomma. Sei un po' distratto anche tu, guardi un vecchio film e hai in testa lei, poi ti perdi nel tuo mondo, come un bimbo gioca con i videogame, ho in mente il tuo sorriso e stai con me, sei un maestro di poesia. Vedo da un oblò ciò che poi sarò. Bene, proseguiamo ancora con la categoria nuove proposte, Giulia Virelli. Buonasera a tutti. Ciao Giulia, benvenuta. Dalla provincia di Asti, esattamente da Castellalfero, è arrivata Giulia Virelli. Quanti anni hai? 17 anni, di Ferrante D'Amico, ci fa ascoltare Polline, canta Giulia Virelli. Categoria 9 proposte, Giulia Virelli, da Castellalfero in provincia di Asti. Ciao! Ciao! Giovanissima, 17 anni. Quanto tempo è che canti? 3 anni. Che, diciamo che studio, però che canto da quando sono nata. Sei nata cantando? Sono nata urlando, piangendo, proprio mi hanno subito riconosciuto i miei genitori, questa si sono preoccupati. Poi invece ho iniziato a cantare, allora sono contenta. Come riscalda il sole, si accende in quelle ore, io non so parlare, non so più restare al sole. Io canto un brano inedito, Polline, che è scritto da dei miei amici di Assi, da dei ragazzi di Assi, che sono Luciano Ferrante e Massimo D'Amico. E
Niente. Di cosa parla? Dicelo. Ah, giusto. Si intitola Polline. Diciamo parla di un amore finito, sempre con la speranza che ritorni. Diciamo, durante questo brutto periodo, diciamo, delle cose belle che si possono trovare, diciamo, in questa situazione. L'amore senza te è come il mare senza il sole.